Ciao, qui Liprandi. Oggi salutiamo K-Game Joele, Jenny Wizard 06TM e Spectre 202. Avete dei nomi complicatissimi. E questa è una breve recensione di Stinkor, il malvagio signore dei fetori, prodotto dalla Mattel nel 1985 e lui faceva parte della serie Masters, i dominatori dell'universo. O, potremmo dire, i signori del risparmio, perché questo è un bel esempio di come la Mattel fosse in grado di introdurre nuovi personaggi senza effettivamente produrre nulla di nuovo per la serie. Infatti, questo personaggio era completamente realizzato utilizzando parti già esistenti. La sua testa ed il suo corpo sono quelle del buon vecchio Merman, che era un bellissimo personaggio della serie, che effettivamente già riciclava completamente il corpo da quello di Skeletor, ma se non altro la sua testa era nuova, aveva questo bel volto da mostro terrificante, che ci ricorda un pochino la creatura della laguna, da film dell'orrore, bello. Però qualcuno nell'85 pensò che tutto sommato, con un po' di immaginazione, questa testa potesse anche sembrare la testa di un gatto, o forse quella di una puzzola, sì, una puzzola, e così nacque Stinkor, l'uomo puzzola. Non dovevano fare altro che produrre questo giocattolo in plastica nera con un po' di applicazioni di pittura bianca sulla testa e sulle braccia ed ecco qua un uomo puzzola. Adesso c'era bisogno di dargli degli accessori. Magari una bella armatura. Un'armatura con un sistema respiratorio perché tutto sommato Stinkor puzza un sacco e potrebbe averne bisogno. E così gli hanno dato la stessa armatura che avevano fornito precedentemente a Mechanek, semplicemente perché c'è questo respiratore qui davanti alla bocca. Perfetto, allora. Bastava fare l'armatura in plastica arancione, così che il colore fosse lo stesso dei suoi pantaloncini e degli stivali, ed ecco qui un nuovo personaggio. Adesso era il caso di dargli un ultimo accessorio per completare il pacchetto, magari uno scudo, così Stinkor poteva difendersi dai nemici. E hanno deciso di dargli lo stesso scudo che faceva parte delle armi che venivano con il castello di Grayskull. E lo stesso, solo che l'era fatto in plastica grigia, mentre qui l'hanno fatto in plastica blu. Però la Mattel non ha fornito Stinkor di nessuna arma. Perché? Perché l'arma di Stinkor è la sua puzza. Lui può sconfiggere i nemici semplicemente con il suo orribile fetore. E per ottenere questo risultato, la Mattel decise di mescolare olio di patchouli nella plastica nera. Ebbene sì, la plastica di questo pupazzetto è piena di olio di patchouli, così puzza. Puzza ancora adesso, a 31 anni dalla sua creazione. Allora, è un giocattolo pazzesco, è bellissimo. Dunque, quando è uscito nel 1985, per la Mattel era estremamente economico da produrre. Però ha dei bellissimi colori e questa funzione di puzzare è qualcosa che non poteva non conquistare i bambini degli anni 80. Ecco qui il terrificante Stinkor.